Allora, siamo arrivati a questa benedetta equazione di quarto grado del problema Fox Terrier, diciamo più complesso, quello del giro perimetrale del protone. Ora, sulle scienze diceva che la soluzione di questa equazione era circa 209 metri. 209,07, qualcosa del genere, che significa abbastanza comprensibile, nel senso che per fare il giro completo del protone il cagnolino deve correre da bestia, cioè rispetto ai 50 metri che fa in quel tempo il protone, lui deve fare quattro volte, perché deve fare quattro lati, quindi deve andare abbastanza veloce. Andando abbastanza veloce, questa inclinazione qua forse un po' esagerata, probabilmente andando molto veloce l'inclinazione è minore. E la differenza tra fare il perimetro a protone fermo, che sono 200 metri giusti, e farlo invece col protone che si muove non è probabilmente molto, quindi questo 209 è abbastanza ragionevole. Io non mi ricordo negli appunti che ho trovato di queste cose 45 anni fa, se poi questa equazione l'avevo in qualche modo risolta. Può darsi che abbia semplicemente verificato mettendo dentro il numero la soluzione fornita dalle scienze dentro la S, e con questi numeri, allora avevo messo proprio i numeri, non la L, non avevo mai parametrizzato, ero ancora un po', diciamo così, ingenuo come matematico. Quindi qui c'era un 4 per 50 200, qui c'era 54 2500, c'era un 5000, alla fine l'ultimo numero era 31 milioni, non so quanto. Quindi può darsi che abbia semplicemente verificato. Però mi ricordo che, non so se in questa occasione o in un'altra, era andato fino in biblioteca, allora non c'era Wikipedia, no? Andai fino in biblioteca, 2 km da casa, a cercare nei testi come si risolve un'equazione di quarto e come si risolve quella di terzo precedente a cui è legata, e avevo visto che era una roba molto più complicata e sofisticata di quello che è l'equazione di secondo grado che tutti conosciamo. Adesso come adesso, con i mezzi della tecnica moderna che abbiamo a disposizione, cosa ho fatto appena arrivato a questa equazione qua? Beh, ho fatto l'ipotesi di L uguale a 1, cioè prendiamo come unità di misura, sistema internazionale, la lunghezza e la larghezza del protone, e ho fatto un grafico con Excel. Un grafico con Excel che è venuto fuori in più o meno fatto così. Allora, qui ci mettiamo la S. E qui ci mettiamo questo polinomio qua con L uguale a 1. Quindi una y uguale s alla quarta meno 4s alla terza meno 2s al quadrato più puntini, quindi questo non è un quadrinomio, sono 5 termini, questo pentanomio come funzione. Excel mi ha restituito un qualcosa del genere, dunque passa dallo 0 qui e poco dopo il 4, facendo come voi sapete che la quarta potenza, quella più semplice, quella x alla quarta per intenderci, è semplicemente una parabola un po' più schiacciata e un po' più ripida. Poi se ci sono altri termini può fare così, e quindi per esempio nel caso di certi valori della costante si possono avere quattro intersezioni con l'asse orizzontale, che significano quattro soluzioni, come è logico che sia in una equazione di quarto grado. Qui invece gli incontri, diciamo così, con la y, qui bisogna deformare la scala perché sennò vengono valori troppo alti, quindi si mette alla stessa dimensione dell'1 sull'orizzontale, si mette 10, quindi questo è un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, eccetera. E il risultato, dicevo appunto, è una cosa tipo che passa dal 5, poi sale su, poi va giù qui, fa un giro giù della Madosca e poi sale su a razzo.
Questa soluzione qua, questa non è accettabile perché uno, se uno è la lunghezza del protone, non può essere che il cagnolino facendo il giro intorno al protone faccia poco più della sua lunghezza come spazio percorso, è assurda. Quindi questa è una soluzione non accettabile, accettabile è quella leggermente superiore al 4. 4 lati del protone, è logico, sono questi famosi 209 metri. Dopodiché, non contento di questa prima curiosità che mi sono tolto, ho voluto vedere se era il caso di provare a risolvere questa equazione, no? Non con i numeri enormi che avevo nel caso originale, ma con la parametrizzata con la L, vedere cosa viene. Allora, vado su Wiki a vedere come si risolve l'equazione di quarto grado. Qui tra l'altro è un'equazione completa in cui se i termini, i coefficienti dei vari termini sono A, poi c'è B, poi c'è C, poi c'è D e poi l'ultimo è E, io praticamente sono in questa situazione, che A uguale a 1, B è uguale a meno 4, non c'è molto spazio, meno 4L, poi C vale meno 2L quadro, D vale 4L al cubo e la famosa E ultima è 5L alla quarta. Questa è la situazione della mia equazione da risolvere. Dopodiché passiamo a questo argomento successivo. Ci stiamo, faremo un altro video magari. L'equazione di quarto. Sì, facciamo un altro video, chiudiamo qua e proviamo. Io avrei, fossi arrivato fino alla fine, avrei fatto una serie di video sulla risoluzione di questa equazione di quarto grado con tutti i passaggi che sono infiniti, messa nei problemini del pensionato, perché questa roba qua non la feci 45 anni fa, non l'ho fatta in questi giorni, se non che mi sono schiantato a un certo punto, a metà del lavoro, vedrete, la complessità dei numeri e dei radicali coinvolti diventa veramente fastidiosa e fa passare la voglia di andare fino in fondo. Però può essere curioso, e questo lo farò nel video successivo, di vedere con l'aiuto di Wiki, perché questa cosa l'ho trovata su Wikipedia, non sono andato in biblioteca a un chilometro di distanza, 2 chilometri di distanza ovviamente. Con l'aiuto di quello che c'è su Wikipedia, vedere qual è la tecnica lunga e macchinosa per risolvere questa equazione. Ok, passiamo quindi al video successivo. Vai.